gettiamo una luce sulla vicenda straordinaria di questa santa attraverso un espediente letterario. Sì, è l'espediente di una lettera che Margherita scrive a suo figlio Jacopo in punto di morte e naturalmente scrivendo al figlio che è stato lontano, che è lontano da lei praticamente da una ventina d'anni e si apre. Apre il suo cuore, parla di se stessa e racconta tutta la sua vita da quando era una povera contadina, racconta l'amore per il marito, il periodo in cui è stata una grande dana a Montepulciano, racconta la tragedia della morte del marito, svela anche tanti misteri e tanti equivoci che sono stati creati sulla sua storia, quindi è un espediente che dà la possibilità di raccontare la verità e di togliere anche un po' il velo sulla santità di questa donna che ha avuto la sventura di essere per molto tempo additata come una nuova Maddalena e quindi attraverso questo stereotipo della Maddalena penitente anche la sua vita è stata forzata, è stata anche un po' appannata, quindi ho fatto un po' come fa il restauratore che di fronte a un dipinto toglie tutti gli strati che si sono depositati per riscoprire l'originalità del dipinto originario. Devo dire che l'itinerario di Margherita Cortona, che non conoscevo, è veramente molto interessante e proprio molto attuale. Parte da questa impazienza di felicità, che è caratteristica anche di molti giovani oggi, anzi di tutti i giovani, e che per Margherita si sviluppa tra promessa e inganno. Infatti nella sua ricerca di felicità conosce la deformazione del progetto suo, del progetto personale, e dopo aver toccato l'abisso dell'inganno ritrova in un grande ideale, in un progetto di dedizione attraverso la carità e la parola dell'educazione, il senso della sua esistenza. E mi colpisce molto questa sua presenza nella città attraverso gesti di consolazione, di conforto, di vicinanza alle persone, e credo che proprio dalla lettura anche puntuale della sua vita possiamo trovare spunti molto interessanti anche in questi tempi faticosi di crisi, e probabilmente da questo investimento in dedizione, in soprassalti di cordialità possiamo trovare forse anche soluzioni per questo nostro vivere in comunità.